Salve a tutti ragazzi, con l'altamente noto di cioccolato di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio. Siamo ancora su The Elder Scrolls Legend, ma penso che questo sia l'ultimo episodio, cioè l'episodio finale. Infatti avrò scritto l'episodio finale, credo, nel titolo. Comunque, eravamo rimasti qui. Questo è il posto di cui ci ha parlato Dius. Cos'è Ma quell'essere? ancora Forse con gli noi è sta ultimi roba? resti di Gigalag? E comunque è sulla mia strada. No, non dovevamo andare qua, no? Questa l'abbiamo già fatta. Qua dobbiamo andare. Ehi, sei Eh tornato! sì, sono E hai tornato. con te una vecchia spada? Sì. Vuoi chiedermi qualcosa? Un massaggio? Un pezzo di formaggio? Voglio vendetta! Mi hai ingannato! Hai manipolato la mia mente facendomi credere che mio figlio fosse ancora vivo. E non sei contento? No. Tu hai scelto di venire da me, un mortale piagnucolone fuori di senno. Prima i ricordi non ti davano pace, e adesso? Oh, li rivuoi indietro? Le cose che mi hai fatto fare. Erano il prezzo da pagare, Tallino. Il Tallino. prezzo per farti dimenticare. E così ho approfittato di chissà come si chiama per motivarti un po'. Non va bene? Novos. Si chiamava Novos. Proprio lui. Dunque, vuoi che ti restituisca i ricordi? Sarò ben felice di farlo, ma dubito che riuscirai a sopportarli. E quindi? La battaglia finale. Quindi c'è solo la battaglia finale da fare. Battaglia finale. Boh, che cacchio faccio con la battaglia finale? Io vado di Apocalisse di Alduin con la battaglia finale, ragazzi. Ma che cacchio volete dire? Cioè, non so. Draghi, draghi. Il folle. Ok. Sì, ma parte già con un supporto suo, ma è sgravata sta cosa. Fornisce guardia. Sì, tengo. Anche se c'ho questo che costa 6, però tengo. E sono senza anello perché ce l'ha lui, ovviamente. C'è sta cosa. Bacchetta dei ricordi, indistruttibile, attivazione. Tormenta l'avversario con visione del suo passato. Usabile solo se l'avversario non ha creature. Ok, non ho creature, la usi? No, non la usa. La vostra distruzione è prossima. E gioca le due carte turno 0. Dai. Ok, no, non la usa. Ma perché, scusa? Vabbè. Come, i ricordi prepotenti? Vabbè, niente. Ok. Allora, abbiamo evocato questo qua, che quando evoca un drago evoca una sentinella. Quindi lui praticamente farà così. Ci si schianterà qui e questo qua andrà qui. E quindi lo ammazzerà. E questo è RNG. Ora Guarda, morirai. tac, qua. Tac. Ah, no, è andata bene invece. Quindi si deve schiantare anche l'altra. Invece non lo fa. Profezia distrugge qualcosa. Ah, carino. Vai. Non evoco un drago? Non evoco un drago. Mettiamo un'altra È ora di guardia. passare all'attacco. Una creatura nella mia mano, eh. Questa qui. Drago, se sei con guardia ci sta sempre. Il problema è che mi spacca anche questa adesso. Vabbè, vediamo. Aia. Aia. No, non me la rompe. Solo che dopo non posso evocare il drago, è quello il fatto. E quindi? Evochiamo il fantasma. Evochiamo il fantasma. 4-4 ci sta. Non c'ho sto cacchio di... Oh, adesso me la spacca, eh. Che dopo evocavo questo, no? E beh, Una nuova stupido coso. evocazione. I miei complimenti. What? La vostra distruzione è Come? prossima. Cos'è che fa? Scegli un costo appena gioca una carta quel costo. Scegli pesco una carta quel... Ah, sì, ok. Muori! Oh Cristo. Ma anche per noi funziona sto coso. No. E quindi non possiamo giocare questo. Mettiamo giù l'accampamento. Oh, mettilo giù. Guardia, eh. Va bene, possiamo anche giocarlo, dai. La mia spada è tua.
Vediamo se si schianta. Scusa, va bene qua. Qua. Face. Qua siamo obbligati a andare face. Perfetto. Quella miseria però, che cattiveria. Niente. Troppa roba, ragazzi, troppa roba. Giochiamo il nostro drago che ha guardia, per favore. Ci dovrebbe aumentare anche il mana, quindi. Questa non ha guardia, però. No, questo ha guardia e questo qua. Cioè, tutte e tre ce li abbiamo, sti draghi qua, dei guardiani venerabili in mano, vabbè. Lui invece di pescare uno ne pesca due perché è più figo. Sì. Ma questo se la tiene. Non mi sto divertendo per niente, sai com'è? Quella costa 2. Quella costa 4. E diventa 4-4. Ok. Quindi... giochiamo due draghi. Vediamo che succede. Ma questo si sconta, eh. Se sopravviviamo. Quello muore. Quello muore. Quello muore. Bene. E qui passa uno. Si parte per un viaggio nei ricordi. Ah, perché non sai più cosa fare, quindi adesso usi sta roba. Che è successo? Che è successo? Vittoria! Ma non è vittoria! Ma che... ma com'è vittoria? Non ho vinto... momento, ragazzi, mi sto prendendo per il culo. La struttura della realtà è approvvigliata del tempo qua del pezzo un giorno. Addestramento imperiale. Cos'è sta roba? Sono ricordi? Mi sto ricordando che non volevo usare sto mazzo, tra l'altro. Oddio. Ah, me lo dà lui, Karin, il mazzo. Sei la nostra spia migliore, ma non sei ancora pronto per tornare in azione. Torna a casa. Va da tuo figlio. Il culto del verme ha ucciso la persona che lavorava con me. Voglio vendicarmi. Sono pronto e lo dimostrerò. Ha tutta l'aria di un enigma. No, vabbè, ma gli enigmi mi fa fare, no. Ma io me li devo studiare, non posso farli adesso. Oh Cristo. Una tua creatura ignora l'abilità guardia. Può attaccare le creature in qualsiasi zona. +2/+0, eh. Questo cosa fa? Questo? Gli dà 6 danni. Quindi qua. Aspetta. E cioè? Io qua passo così. 6, 8. No. Ma devo schiantare direttamente qua? O con la spada? Con la spada o senza spada? Io provo senza per adesso. Ti darò un dolore incommensurabile. Per questo. E no. No, devo usarlo con la spada perché qua non passo. Bene, rifai. Riprova. Sì. Eh no, gli dovevo mettere la spada perché questo doveva morire anche lui, che sennò non passo con 4. E se uso 2 qua, ne mancano 2. Sì, ho detto di rifai, non di sconfiggere la cosa più potente, vabbè. Allora. Adesso abbiamo capito come fare, quindi facciamolo. Sì. Inizio per primo, grazie. Talim. Sì. Sei la nostra spia migliore, ma non sei ancora pronto per tornare in azione. Basta. Torna a casa. Va da tuo figlio. Sì. Il culto del verme ha ucciso la persona che lavorava con me. Voglio vendicarmi. Sono pronto. E lo dimostrerò. Va bene. Allora dimostriamo che è pronto. +2. Più questo. Attacca qua. Picchia. Picchia. E picchia. Fatto. Okay. Hai vinto. Troverò qualcuno che si occupi di Novos. Ok. Ma ritorniamo dal tizio ciccio di prima.
Cioè, ma da capo o con i punti che mi era rimasti? No. E perché? No, uso Apocalisse di Alduin perché mi piacciono i draghi. Ma però lui dovrebbe avere due cariche, non tre, no? Perché se no non ha senso la cosa. E infatti. No, no. Ok, l'ultimo incontro in realtà non è l'ultimo incontro. Non capivo l'importanza del tempo trascorso insieme. Oh, avrai avuto le tue buone ragioni. Hai sempre avuto buone ragioni. Ma come vuoi saperlo? Scusa il signor stronzo. Ah, ok. Dicevo, ma perché lui parte con tre mani e io con zero? Ok. No, sapete com'è. Questo è un Nord, ci sta. Solo che io stavolta non ho draghi in mano. Complimenti. Ok, evoco di qua allora, ma se no. Vai. Aia. Aia. C'è qualcuno là fuori? Grazie. Sei un figo della Madonna, eh. Ma adesso qua ti schianti qua. Ah, si tiene il 3? Va bene. Pesca una carta. Abbiamo sempre il nostro dragone del panico totale. Ah no. Questo è troppo presto. Un editto qua glielo tiro. Chi se ne frega. Vai. Ah ok, probabilmente tutte le sue carte hanno profezia, no? Che maleducato, quasi dimenticavo. Ti avevo promesso altri ricordi, non è vero? No. Eccoli. Ho vinto, vero? Vittoria, vero? Ma che vittoria? Andiamo avanti, ragazzi, vediamo cosa... C'era un altro enigma del cavolo da fare. Lo spazio si lascia, la luce e l'oscurità entrambe contemporaneamente, un altro tempo, un altro istante, molto tempo fa. Speriamo che sia abbastanza semplice perché... Culto del verme. Infatti siamo a uno, cosa volete che sia? Vuoi unirti al culto del verme per adorare il nostro signore? Molto bene. Ecco la tua prima prova. Una prova di astuzia. Se hai più salute dell'avversario. Tre, tre, sei. Allora. Sei alla mia altezza, Fetch. Questa sarà la mia ultima battaglia. Adesso abbiamo più salute di lui, evochiamo lui. Evochiamo quello che c'è appena morto. Lo spacchiamo e win. Giusto? Mamma mia. Sarà la mia ultima battaglia. Ma c'è ancora un'altra prova. Ma come? No. Fammi tornare da Shogorath prima, poi la prova la facciamo dopo. Giusto? No! Non possiamo livellare, no.
Cosa mancano? Tipo uno sputo. Bene. Sì, torniamo da Shogorath. Bene. Quello che era quello. Quello che era quel. Quello che era quello. Che è stato. Quello che. Quello che era. E quello che. Oddio! Non riesco più a leggere. Una foschia è un sogno, solo un ricordo. Vabbè. Quello. Ma è tipo uno scivolo di lingua, non riuscirò mai a dirlo. Vabbè. Cazzo la miseria. Ok, ne è rimasto un coso. Quindi, boh. No, 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 no. Dammi dei draghi prepotenti, per favore, ma... Carini! Alla faccia della prepotenza. Ah, adesso lui è a 4, però, eh. Ovviamente evoca qualcosa da 4. Che è sempre sto schifo. Perfetto, noi evochiamo anche noi qualcosa da 4. Vai. Non ne pesco 2 perché è figo. Dai, usala, fornisci guardia qua, eh. Guardia. Ok. Vediamo un po', La mia spada è tua. La mia spada è tua. Vabbè. Duella con se stessa, aiuto. Carino. Dai, usa questo. No, non è ancora ora. Mettiamo questo, qua mettiamo questo. Dolce è la vittoria. E tanto poi lo userà comunque. Complimenti per il giga. Gigalag. Guarda come si protegge con la merda. Le acque della vita. Guarda con un drago, Sfondate le loro difese. Non ci sono più draghi. E non ci faccio un tubo, quindi è meglio che si schianti qualcosa lui e va bene. Perché ho 20 punti poi adesso? Vabbè. È ora di passare all'attacco. Prigione, imprigiona. Che palle. E non passo, neanche se vuoi. Identificati. Vivo per Sovengard, ti aspetta. Non voglio giocare questo, porcaccia la miseria. Voglio giocare qualcosa di grosso prima. Ma questo ha sfondamento, tipo. No. Il tratto inutile, che avevamo detto prima. Dammi qualcosa di prepotente. Va benissimo. Grazie. Shogorath. Le senti? La senti il vento nella tangenziale? Oh Cristo. La miseria. Lo senti il vento nella tangenziale, Shogorath? Proviamo. La mia spada è tua. All'attacco. Perfetto. Lo senti il vento nella... Eccolo qua. Sovengard ti aspetta. Eccolo qua. Distrugge tutti. Ebbè. Boo. Ho ancora un ricordo per te. Vabbè. Un ricordo straordinario. E si porta 30, va bene. Sì, ma non è che dopo io riparto da 14 euro, perché sennò mi incacchio con un catamarano, dai. Non ha senso sta cosa. Abbiamo fatto il livello, sì, almeno il livello l'abbiamo fatto e... Andiamo su di uno. Fornisce copertura, 30 creature, va bene. Cosa ci dà? Ci dà, per il nuovo livello,
armamenti nanici, che sarebbe l'elmo. +5/+5, cacchio, però non è male. Va bene. Ok, abbiamo l'ultimo ricordo. Verità. Bella sta cosa, verità. Andiamo a scoprire la verità. Vabbè, questo magari il video diventa un po' più lungo, però. Culto del verme. Questa sarebbe la verità? Che lui ha due, ecco la verità. Picchiamo questa ed è finita, è giusto? L'ultima prova. La prova della spietatezza. Spietatezza. Novos? Novos. Papà? Chi? La morte è la nostra casa e la nostra forza. Uccidilo. Dimostra di essere uno di noi. Oh, ma no! Ma come? Passa! No! Mi rifiuto! Ma che delusione! No! Ma come? Ma l'ha fatto lui, ma non ha senso sta cosa! Ma dai! Che senso è? E quindi? Quello che era, quello che è stato, un ombra e un incubo, solo un ricordo, adesso l'ho letto, vabbè. No, io vado sempre di draghi, perché che cacchio, io devo ammazzare voi draghi sto qua. Impossibile. Adesso diventa overpowered. Il folle, ok. Sarà anche folle, hai non è vero, sono 15 io. Ma è possibile che tutte le volte mi tolga 5? Che schifo è? Ah, vabbè. Ah, ma... Ah! Novos. Ah, ok. Figlio mio. Oh, triste, vero? Tanto, tanto triste. Sai cosa? Vedere la tua mente che crolla per la seconda volta è ancora più divertente. O è la terza? Ma che ti frega? No. Non più. Ho scelto di dimenticare quello che avevo fatto. E mi hai usato. Non questa volta. Questa volta vivrò con il dolore. Vediamo se riuscirai a fare lo stesso. Lui evoca sta roba. Evoca sta roba. Comunque, lui abbiamo visto che ha pescato 4 carte perché è più figo di noi. Quindi, stavolta, bacchetta dei ricordi. La usiamo noi. E. Guardia evocazione. Per usarla, noi però dobbiamo togliere le sue creature. Sì. Ottengono un'abilità casuale. Rigenerazione, perfetto. Quindi dobbiamo fare 4 danni qua, se vogliamo passare. Silenzio una creatura, va bene. In che senso? E come cacchio faccio? Con la guardia? Possibile? No, questo dovevo giocare prima. Porcaccia la miseria. Vabbè. Beh. Ma quanta cacchio di roba evochi, scusi? Signore? Oddio. Allora. Ok, sì, lo so, ragazzi, sto giocando completamente al contrario, sembro Taiga. Aiuto. Indietro, ho detto. Ok. Ok. Non vedo l'ora di assaggiare il loro. La miseria, che cos'è? Ti guariranno.
tua. Il fatto che non posso tirare lo giusto, deficiente. Indietro, ho detto. Porcaccia la miseria, oh. Mi divertivo con i loro. E ora sono costretto a picchiarlo anche. Prendete posizione. Ok, non posso attaccare qua. Indietro, ho detto. Qua non posso picchiare. Mi ha ammazzato. Vabbè. Porca miseria. Con i loro cadaveri. No, mi ha ammazzato, ragazzi. Porcaccia la miseria. Ma non è facile fargli rimanere senza creature. Mo, vabbè, vado a prendere un mazzo controllo. Ho capito. Andiamo a mazzo controllo allora. Sì, sì. Controllo, 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 controllo. Va bene questo. E vabbè. Allora, so che noi peschiamo due rune, che schifo è. Va bene. Bufera, eh. Andiamo, voglio vedere. Pesca quattro carte perché sei figo. Figlio mio. Oh, triste, vero? Tanto, tanto triste. Sai cosa? Dai, dai, dai. La tua mente che crolla per la seconda volta è ancora più divertente. O è la terza? Sarà la sedicesima. No, non più. Ho scelto di dimenticare quello che avevo fatto. E mi hai usato. Il video durerà 300 volta, anni. Questa volta vivrò con il dolore. Vediamo se riuscirai a fare lo stesso. Voglio vedere se riesci a fare lo stesso, per favore. Dai, forza. Allora tu ti sei messo il Wabba, Jack. Grandissimo. E io metto questo. Non è creatore, giusto? Posso usarlo? Sì. Oh. Non ce le ha, eh. Cosa? Chi è questo scalcinato principe dell'ordine? Non sono io, vero? Non potevo essere così noioso. Mi viene la nausea. È noioso. Tanto mettiamo qua i fuochi di Oblivion. Va bene, è andata bene perché la prima volta ci ha messo subito questa. Ok, pesca altre due carte perché è figo. La miseria. Vabbè, ma perché che adesso... Spiegami perché adesso che ho cambiato mazzo è tutto così facile, che lui non gioca un tubo. Non sono io. Smettila. Basta. Perché non perdi? Ma come? Scusi, gioco il tessifato. Abbia pazienza. Così le stelle hanno predetto. Ma giocare a qualcosa, no? Di qua, di qua. Grande. Ok. Guardi, abbiamo giusto una bufera. Anzi, scusi. Abbiamo giusto una bufera qui. Vada. E quindi che mi dici? Arrenditi! Tornatene a casa! Zio! Zio! Eh? Padre, fratello, secondo cugino! Ti prego, non farmi più ricordare! Ma che stai a dire? Ah, basta, finita così! Perché prima era così complicato, adesso invece ho giocato una carta, ragazzi? E non ho sfruttato il mazzo che volevo sfruttare, vabbè, a parte la bufera però. Ok, ricompensa episodio, abbiamo il titolo, Conquistatore della Folla. No, scusa, che cazzo dico?
Gustatore della follia, sconfiggi Shogorath. Va bene. Quindi qua abbiamo leggendaria. No. Abbiamo una epica. Comandante di Brella. Un Daedra. Costa 8, 7, 8. Evocazione e furto. Evoca una creatura, diciamo, di... cos'è? Agilità? Giusto? No. Questo qua... Che attributo è questo qua? Volontà. Volontà. Casuale che costa 3 o meno. Va bene. Leggendaria unica. Ah, questo qua è quello che abbiamo già visto, ragazzi. E la forchetta dell'orripilazione oggetto. Meno 2 più 0. Che senso ha mettere un più 0, scusa? Vabbè. Uccisione. Sacrifica la forchetta dell'orripilazione per scrivere carte. Più 0. Vabbè. Meno 2 più... Ma che cos'è? Però pesca tre carte, ragazzi, attenzione. Uccisione, porca miseria. Vabbè. Quindi abbiamo finito? È fatta. Abbiamo risolto. Incapace di tollerare i suoi terribili ricordi, Sheogorath cedette. Mi restituì i ricordi e allontanò la nube della follia dalla mia mente. Gli feci anche promettere di lasciare in pace Luzra e Siriel. In cambio, gli promisi che avrei abbandonato le isole. Adesso tornerò a casa a contemplare il mio dolore. E forse un giorno attuerò la mia vendetta contro il culto del verme. Ma ho imparato una cosa, ed è questa. C'è sempre un demone pronto a stringere un patto, promettendo una vita priva di dolore. Non fidarti mai di lui. Il passato può essere un fardello pesante, ma a volte devi sopportarlo. Vabbè. Kallen non raccontava storie allegre. Qualcuna. Ma come la storia ci insegna, dobbiamo ricordare anche quelle più cupe. Tutto questo casino, hai trovato l'acqua? Mi ricordo dell'acqua, ragazzi, tranquilli. No, non è vero, sono morti di sete nel deserto, sicuramente. Va bene, la resa dei conti l'abbiamo vista. Anche le isole delle follie, quindi, sono state completate. Non lo so, ragazzi, probabilmente... Adesso vediamo, Sì, sì, le abbiamo completate. Vabbè, a maestro non le faccio, ragazzi, perché sono troppo scarso nel farle a maestro. Però, qui abbiamo anche le storie. Io ho fatto anche, tipo, le altre, l'eroe dimenticato, la confraternita oscura e ritorno a Clockwork City. Se volete, le rifaccio, anche se sono già completate, come potete vedere. Adesso le faccio vedere se mi carica in tempo. Dicevo, se volete ve le ripropongo, anche se sono già completate. Vedete, le ho già praticamente giocate, quindi... Non saprei. Va bene. Fatemi sapere se volete rivedere quelle storie là, diciamo, passate. E niente, dai. Direi che posso anche... Beh, sì, concludere qua il video, però prima volevo dirvi una cosa, cioè che se volete faccio adesso i mazzi dell'isola della follia. Ho visto che adesso che ho sbloccato tutte le carte dell'isola le isole della follia. Dove sono le isole della follia? No, queste sono quelle base. Ecco, sì, 100% in tutte. Ok, quindi potrei forse creare dei mazzi, forse solo con queste carte, non lo so come ha fatto il tizio là. Vabbè. Fatemi sapere, magari posso proporvi qualche mazzo e spiegarlo con queste carte. Quindi, vabbè, Morrowind l'avevo detto che non avevo un tubo, vedete, mi mancano perfino dei comuni, mi mancano, quindi... Clockwork City ce le abbiamo tutte, ovvio. Skyrim manca qualche rara, qualche epica, abbiamo stupidamente qualche leggendaria appena appena. Qua è ovvio che siano tutte completate, perché questa era un'avventura. E addirittura mancano anche delle basi, quindi... Va bene, ragazzi, niente, vi saluto qui. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ricordate di condividere questo video sui social se volete supportare, se volete aiutare il canale a crescere, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti per essere stati con me. Dalle trippe è tutto. Ciao!